Bentornati sul mio canale. Oggi vi presento una chitarra bella, 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 bella. E parliamo di una D'Angelico DC Mini. Prima di proseguire, come sempre, vi ricordo iscrizione, campanellina, eccetera, eccetera. Schiacciate tutti i bottoni che trovate sotto. Allora, altro video in collaborazione con The Live Sound di Cavagnolo. Quindi grazie a Jacopo Garimanno che, oltre all'Ibanez di qualche tempo fa, mi ha dato questa meraviglia di chitarra da portarvi sul canale. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una chitarra d'Angelico. Chitarra d'Angelico che è bellissima, ragazzi, è bella esteticamente, è bella da suonare, mi ha veramente colpito. Sapete che sono nel mio periodo semiacustico, blues semiacustico, qua la mia Saire, anche quella l'ho presa da Jacopo, questa l'ho proprio comprata. Così, sull'onda semiacustica mi ha detto: ma perché non provi a portare sul canale la D'Angelico? E ho detto: va bene, dammene una che secondo te è, come dire, rappresentativa. E mi ha dato questa. Questa è la D'Angelico DC Mini. È una sorta di Gibson 339 come forma, quindi è una specie di 335, ma il corpo è più piccolo, quindi adatto anche a chi non è di corporatura troppo grande, ok? Uno dei problemi della semiacustica alle volte è che è un po' ingombrante, quindi vi incute un po' di timore reverenziale. E questo invece il corpo è più piccolino e quindi adatto a chi è un po' più esile di corporatura. È veramente il top, è spettacolare, il manico meraviglioso, setup. Io non smetterò mai di sperticarmi in lodi quando una chitarra è settappata bene. Questa è veramente, sembra una tavola da surf, meglio di un Ibanez o di una Jackson, veramente bella. Però parliamo un attimo di D'Angelico, così mi sono documentato. D'Angelico non è un nome che sta sulla bocca di tutti come Gibson, Fender, PRS, Shure. È un marchio un po' minore nel panorama delle chitarre, principalmente perché è una azienda che all'inizio, quella fondata nel 1932 da John D'Angelico, era dedita alla produzione di chitarre principalmente arc top da jazz, quindi non ha avuto il boom di crescita come Fender o Gibson durante gli anni del rock and roll. Era già una nicchia più di suo, ma altrettanto leggendarie sono le sue chitarre da jazz degli anni 30, 40, 50. Lui è morto negli anni 60, nel 64, se non vado errato. E i suoi strumenti, quelli originali dell'epoca, valgono decine se non centinaia di migliaia di dollari adesso, perché ovviamente non è che ne producesse chissà che numero. Erano tutti utilizzati da chitarristi jazz dell'area di New York, comunque americani. E quelli che sono rimasti hanno delle quotazioni stellari. Fine anni 90, primi anni 2000, la D'Angelico è tornata di nuovo in pista, è stata acquistato il marchio da tre ragazzoni americani che hanno iniziato a scannerizzare le vecchie chitarre e a creare una linea di prodotti nuova. Abbiamo tre linee principalmente, un po' come fanno Fender e altri marchi. La linea americana, ovviamente custom shop super costosa, quella americana normale, e poi questa che è quella indonesiana. E voi direte: la chitarra indonesiana, che porcheria! No, io voglio custom shop. Sì, sono d'accordo con voi, però è esattamente lo stesso discorso che ho fatto per la Saire, la mia Sire. Voi con 600-700 euro avete una chitarra super, 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 super. Anche perché le chitarre semiacustiche tendenzialmente raramente le trovate intorno a cifre abbordabili, come di abbordabili intendo tra i 1.500 e i 2.000, nel senso che senza tirarsi via un rene. Tante volte andiamo dai 3.500 a salire. E alle volte magari non è neanche la nostra chitarra principale, è più magari uno sfizio o, come diceva la pubblicità, voglia di qualcosa di buono. Ecco, questi marchi, Sire, Epiphone, D'Angelico, ci vengono in aiuto. Perché io non so come le facciano, devo essere sincero, però il setup, lo strumento è esteticamente e a livello liuteristico al pari di quelle che sono le caratteristiche di chitarre ben più blasonate americane. Sono fatte bene, c'è poco da dire, me la comprerei, ma senza battere ciglio proprio.
Qualche chitarrista famoso che ha utilizzato le chitarre d'Angelico? Beh, sicuramente abbiamo Susan Tedeschi, Mark Whitfield, che è un chitarrista jazz, Brad Whitford, Isaiah Sharkey, che è il chitarrista, quello ritmico, in realtà è mostruoso, è bravissimo, suona con John Mayer, e soprattutto tanti, tanti chitarristi jazz e rock, che fanno magari quel rock un po' anni 50, un po' Elvis Presley, perché proprio le chitarre d'Angelico vanno un po' in quella direzione. Nel video, ovviamente, vi metto il link in descrizione dello strumento. Vi faccio sentire un po' di suoni, una bella carrellata da un po' di suoni jazz, perché ovviamente questa è una chitarra che esteticamente vi porta verso il mondo di, come dire, Robben Ford, Larry Carton, tutto quella gente lì. Un po' di suoni crunch, belli croccantini per il blues. E poi, infine, un bel distortone grosso per farvi sentire come suona la chitarra. Un attimo le caratteristiche. È una chitarra molto particolare, molto molto particolare. La tastiera è in pauferro, che è un legno esotico simile al palissandro, ma non è palissandro, è un legno che si usa su chitarre ben più costose. 22 tasti, il corpo quello mini del stile Gibson 339 per capirci. La roba bizzarra è la scala, che intanto è 25 pollici e non è 24 e tre quarti come la Gibson, è un pelo più lunga, che è la scala PRS per capirci. Questo fa sì che abbiate un pochino più di twang, un pochino più rocchettara come animo. Ma soprattutto il manico. Il manico, io non so se si vede così, ma è piccolo, è comodissimo. È piatto, è modernissimo. Su una chitarra di questo tipo mi aspetterei un manico un pochino più da veri uomini, mettiamola così. Invece è veramente comodo, comodo, comodo. Non solo, il radius è piattissimo, è 14 pollici, quindi siamo in territorio Music Man John Petrucci. Quindi è una chitarra bella, ma un po' spiazzante, perché ha delle caratteristiche estremamente moderne su quello che in realtà è un corpo vintage, per capirci. Mi fa venire in mente una SG perché l'attaccatura del manico così a fondo, con il ponte spostato leggermente in avanti e il corpo piccolo rispetto alla mia Saire tipo 335,
Mi dà l'impressione di avere in mano una Gibson SG, che è una sensazione molto particolare. Se avete mai provato un SG, fateci caso. Però è bella, 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 confortevole. Ecco, un difetto, boh, le corde. Ci sono delle corde d'angelico sopra, sono un pelo durette. Io forse metterei le mie Ernibol, ma voglio dire, è l'ultimo dei problemi su questa terra, mi sembra, no? Soprattutto in questo periodo. Altre caratteristiche, abbiamo i nostri classici humbucker, sono dei, si chiamano Supro Bolt Bucker, non so se sono proprio della Supro come marca, non ho idea, non mi interessa, suonano bene e finisce lì, troppe paranoie non mi piacciono. Difetti, ragazzi, io non ne trovo, forse è un po' barocca la paletta, in certe finiture, addirittura un pochino ridondante. Può essere, però, boh, è una roba su cui secondo me ci si può passare tranquillamente sopra. Ai pick-up sono un po' più potenti di quelli della mia Sire e un po' più aperti sulle frequenze acute. La cosa bella è che ci potete suonare di tutto, dal jazz al rock, anche robe che, come dire, mazzuolano come si deve a livello di distorsione. Non ho trovato feedback o problemi di ingolfamento sonoro. È bella, 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 bella. E mi piace molto anche come si pulisce con il pot del volume. Sapete che io amo le chitarre che hanno i due volumi separati per i pick-up, perché in questo modo io ho la possibilità di tenere il volume del manico chiuso, anche quasi completamente chiuso, col suono già distorto in partenza, e avere quindi suono clean e crunch con le sfumature con il pick-up al manico. E full blast, mettiamolo in questi termini, col pick-up al ponte, e quindi non avete bisogno di schiacciare pedali, il suono rimane molto compatto, molto uniforme. Mi piace sempre farvi sentire questi esempi perché secondo me sono rappresentativi. Thank you.
Vi lascio in descrizione il link alla chitarra. Spero che il video vi sia piaciuto. La chitarra mi è piaciuta un casino, è veramente bella, bella, bella. Non avessi comprato la Sire, potrei farci tranquillamente un pensierino. Sono curioso di provare anche le D'Angelico, quelle più 335, quindi quelle col corpo più grosso. Magari ve le porto sul canale e vi faccio un confronto con la mia Sire, le Recarton. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie ancora a The Live Sound che mi ha fornito lo strumento. Un abbraccio a tutti. Ciao.